Amiche e amici del Kenobizbush Productions, benvenuti alla terza puntata di Commodore 64 Advent Show, la striscia quotidiana di Kenobizbush Productions che ogni giorno, da qui fino all'avvento, vi proporrà un gioco del Commodore 64 giocato su un vero Commodore 64, scelto tra i grandi classici. Qualcosa per tutti, giochi vecchi, giochi nuovi del Commodore. Questo di oggi è un gioco che io amo tantissimo, è uno dei giochi che mi ha flippato il cervello sia in sala giochi sia su Commodore 64. Quindi direi di partire subito con la sigla, grazie a questo magico tasto. Commodore 64 Advent Show, Kenobi's Forge presenta Commodore 64 Advent Show. È il gioco del 3 dicembre di Commodore 64 Advent Show e vediamo un po'. Super classico, Donkey Kong. Donkey Kong, fantastico ragazzi. Donkey Kong è un gioco, pensate, convertito nell'83 da Atari Soft su tutte le piattaforme possibili, immaginabili, esistenti, tranne la versione ColecoVision che era fatta dalla Coleco, ma comunque è un gioco che ha importanza, non serve stare qui a parlare di quanto Donkey Kong sia fondamentale per la storia dei videogiochi. E oggi vi mostrerò una cosa che non avete mai visto di Donkey Kong. Esistono diverse, almeno tre conversioni di Donkey Kong per Commodore 64. Esiste una versione della Ocean fatta, penso, nel 86, se non mi sbaglio, su Commodore, che non mi piace tantissimo, sinceramente. Esiste una versione molto più recente, molto accurata, uscita pochi anni fa, grazie a un team di amatori molto competenti, ma la versione che giochiamo questa sera è quella originale, quella dell'Atari, la conversione originale per Commodore 64 su cartuccia, uscita in origine. E beh, direi di non proseguire oltre tra la rava e la fava, ma di vedere il gioco. Perché? Perché vi mostrerò una cosa veramente sfiziosa. Allora, questa è la schermata di Donkey Kong. Adesso io lo farò partire e morirò, ma serve a mostrarvi una cosa. Veramente, io non ho evidenza che qualcun altro abbia capito questa cosa. Cioè, sono l'unico al mondo ad aver capito e finalmente poter condividere con voi questa grandissima verità. Attenzione. Partiamo con il gioco. Grazie F1. E c'è una cosa che mi aveva sempre colpito. Donkey Kong in sala giochi è un gioco a orientamento verticale, cioè lo schermo è ribaltato di 90 gradi, no? Ora, su Commodore 64 il gioco è estremamente largo. Adesso non sto giocando, adesso voglio solo proprio mostrarvi questa cosa. È estremamente largo, tutto è come se fosse strecciato. Da qui, grazie al potere del grabbing che mi permette di vedere il gioco del Commodore anche su moderna tecnologia, ho pensato, ma non è che i programmatori originali avevano pensato che questo gioco avesse bisogno di essere strecciato verticalmente in modo da avvicinarsi alla ratio del gioco originale, perché tutto è strecciato, le scritte sono strecciate, gli sprite sono strecciati, tutto è ciccioso in maniera bislacca. Quindi io ho fatto questo. Ho strecciato, ho controstrecciato. Questo è un record, tra l'altro, in questa puntata, è la puntata in assoluto di YouTube in cui è stato detto più volte strecciato. Vabbè, ho controstrecciato e vi mostro adesso come si vede il gioco in questo modo. È il gioco da sala giochi, in tutto e per tutto. La ratio è quella del gioco da sala giochi, è impressionante perché vi restituisce il gioco originale. Nell'83 io credo che gli sviluppatori dell'Atari Soft avessero accesso dei PWM a quei monitor da studio, quei tubi catodici che permettevano di operare una serie di modifiche e di tuning all'immagine molto avanzate, e probabilmente si sono divertiti così. Oppure tutto quello che sto dicendo è una sega mentale, ma la verità è che Donkey Kong dell'Atari Soft dell'83, strecciato come lo state vedendo, è molto molto simile alla morte. È molto molto simile al gioco da sala giochi. Quindi ripartiamo con più slancio, questa volta concentrati su quello che è Donkey Kong, cioè il caro vecchio Mario, che lo sapete tutti, lo sanno anche i sassi, deve salire
lungo le impalcature, mamma mia, per riuscire a salvare Pauline. E se non lo sapete per questo, perché siete invece molto giovani, lo sapete per Super Mario Odyssey, che celebra Donkey Kong in tutti i modi possibili con il livello della città New Donk City, che è una meraviglia. Quindi cerchiamo di andare, guarda che maledetto, comunque come me le tira in faccia. Beh, ci siamo. Poi il gioco ha dei bug, è impreciso per moltissime cose, non ha tutte le feature del gioco da sala giochi, non c'è la scritta how high can you get, insomma gli mancano tante cose, ma io giocandolo stracciato così mi commuove. Penso se avessi potuto all'epoca giocarlo così, ma non avevo sicuramente un PVM, avevo una TV della Seleco, o Selecon, che dir si voglia, forse della Saba, quelle TV worst than Mivar, ma comunque insomma quello avevo e mi divertivo comunque tantissimo. Anche in questo caso il gioco è stato fatto in America, quindi noi giocandolo su un Commodore 64 europeo, quindi a 50 fotogrammi al secondo, lo giochiamo un pochino più lento, ma va benissimo. Vedete che ogni tanto Donkey Kong flickera, poveretto, mamma mia quanto è impestato comunque, non è che ti regalano niente qua. Allora io in questo livello, lo sapete, spero, è necessario distruggere, stappare quei tappi gialli che bloccano le impalcature. Intanto io raccolgo anche gli oggetti che appartengono a Pauline, che è sempre una bella pratica da davvero gentleman, e adesso devo cercare in qualche modo di raggiungere gli ultimi tre tappi che mancano. Ma come vedete ho giocato le mie carte veramente come un mona e adesso non sarà semplice. Bisognerebbe che quella botte infuocata, quell'aggeggio di rosso di fuoco si spostasse, mi permettesse di raggiungere almeno l'accetta. Vediamo se succede. Sì, ho raggiunto il martello, scusate, lo chiamavo accetta da piccolo perché ero un illitterato e non sapevo come stavano le cose, ma con il martellones posso effettivamente forse guadagnare la fine dello stage se mi muovo. Forza Mario, perché non posso salire quando ho il martello. Ecco, adesso posso. Forza, manca solamente un tappo. Manca solamente un tappo e ovviamente loro cercano di ostacolarmi in tutti i modi possibili. Come vedete mi stanno cercando di proprio mettere alle strette. Sta anche finendo il tempo. Che stronzo, perché poi non solo sta finendo il tempo, ma mi schianto così. Vediamo se riesco a farvi vedere almeno la scenetta finale che conclude Donkey Kong, o se viceversa perirò come un tululu. La versione Commodore 64 dell'Atari Soft era una delle prime ad avere tra l'altro tutti gli stage di gioco del coin-op originale. Quindi io, vabbè, ho chiaramente un rapporto affettivo molto forte con questa versione, questo avete capito, ho vinto una vita, questo mi riempie di gioia in questo istante. Mamma, guarda che hanno una specie di intelligenza artificiale o comunque di ipnosi stronza per cercare di fregarmi, che gli rende onore. Non andare giù, ma perché sei andato giù? Baluba, vediamo. No, è difficilissimo saltare queste palle di fuoco. Si può riuscire, ma sicuramente non come ho fatto io. Diciamo che non era generosissima. La rilevazione di collisione era abbastanza stronza. Sono tutto protratto in avanti, proprio perché c'ho un'ansia da prestazione fortissima, ma forse l'avete capito da tutte le volte che mi impappino smisuratamente in queste puntate del Commodore 64 Advent Show, ma è buona la prima. Per questioni di tempo, il Commodore 64 Advent Show è tutto buona la prima. Non ho tempo. Vai, credici, dai. Dai, dai, dai. Dai, su. Bene, tu vieni su. Bravo, vieni su, così ammazzo anche te e mi faccio piazza pulita. Forza, adesso vai su, 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 su. Senza indugio, Mario, molla sto martello, mortacci tua. Dai, Tom, quanto dura? Un'infinità. Vai. Ok, sono tutti dall'altra parte. Sono molto teso. Stanno cercando di avvicinarsi, giustamente, perché hanno capito il mio gioco e vogliono impedirmi di vincere, ma io invece vincerò. La prima volta che è successa questa cosa mi è esplosa la testa. Era sempre il Natale dell'84, credo un po' prima forse, però il gioco è dell'83, pensate, praticamente penso uno dei titoli di lancio del Commodore 64, e si ricomincia con
nuove delizie, botti più aggressivi. Sapete che sto quasi tremando, c'è un'emozione rigiocarlo, anche perché appunto non solo è buona la prima, ma è non ci gioco prima perché non ho tempo, quindi non ci giocavo veramente da tanto, perché una volta che tu insomma conosci il Donkey Kong non è che stai tutto il tempo a guarda cosa mi combinano. Non fate gli stronzi, dai, anche perché se arrivo su non vedrete di nuovo lo stage che avete visto prima, ma come nell'ordine bislacco della versione americana da sala giochi Donkey Kong accederemo ad un altro stage. Vai, ascensori, terribile, ecco, qui veramente era programmato col culo, si può dire, perché aveva una rilevazione di collisioni con gli sprite piattaforma che è veramente vergognoso, quindi la speranza di farcela è veramente poca. Lui però va giù, bravissimo, tu vai giù, io vado qua, e vedete, basta così di salto e in verticale Mario muore. Mario muore, ma l'emozione è stata grande. Lo stretch, anzi torniamo al non stretch per farvi per vedere la differenza, vedete che insomma la differenza c'è, come lo volete rivedere? Forte? Posso farlo tutte le volte che volete, ma non lo farò, anzi vi dirò ciao, grazie per essere stati con noi in questa terza puntata e ci vediamo domani con la quarta puntata. Cosa sarà? Lo scoprirete domani. Io vi saluto lasciandovi con questa immagine magniloquente, beh insomma abbastanza greve tutto sommato come immagine, brutalista possiamo dirlo, però insomma questo è quanto. Pensate quando tutte le caselle saranno piene, che gioia per gli occhi. Ciao ciao!